Bella ragazzi, io sono Simo Play e siamo arrivati a questo 14° episodio del mio campionato master con la Roma. Io vi invito ovviamente a iscrivervi al canale per rimanere connessi con tutti i video che pubblico e con i prossimi episodi che saranno caricati giornalmente su questo canale, e a lasciare un bel like per questa Roma che sta arrivando sempre più avanti. Ma in questo episodio ci sarà, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, Juve-Roma, e vi dico anche che la Roma ha combinato il macello allo Juventus Stadium. Quindi non dovete assolutamente perdervelo, andate avanti, guardatelo fino alla fine, che tanto è anche corto ed è una bomba. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e buona visione. Bene ragazzi, in questo 14° episodio andremo a giocare le prossime due partite di Serie A. Si tratta di Juventus-Roma fuori casa e Roma-Sassuolo in casa. Nello scorso episodio abbiamo visto cose pazzesche. C'è stata un'altra doppietta di Kolarov su punizione, quindi se la volete vedere io qui vi lascio il link e vi invito ad andarla a vedere perché ne vale davvero la pena. Ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a giocare subito Juve-Roma. Bene, inquadrato l'Allianz Stadium, la casa della Juventus, in questo Juve-Roma è tutto pronto. Tutte le autorizzazioni della Konami per far vedere i marchi della Juve, lo stadio vero, eccetera, eccetera. Sarebbe bello se acquisisse anche le altre licenze, in modo tale da poter permettere questo anche su PS4 con le altre squadre. Perché dico anche su PS4 perché, come sapete sicuramente, sul computer, su PES si può quasi tutto. Perfino la Coppa, la Champions si può alzare, quindi. E prossimamente io porterò sicuramente una serie con PES 2020 dal PC. Abbiamo visto le squadre entrare in campo, adesso la grafica dovrebbe darmi le formazioni e io ve le esporrò. Eccole qui. La Juve si presenta con Perin tra i pali, Delai, Bonucci, Danilo sulla destra e Marcos Alonso sulla sinistra, Emre Can, Ramsey, Rabiot, Pjanic dietro le due punte, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. La Roma risponderà con Paolo Lopez tra i pali, Pavard e Nahier centrali, sulla sinistra Kolarov, sulla destra Florenzi, Veretout, Pellegrini, Shaqiri dietro il trio d'attacco composto da Everton, Under e lì davanti come unica punta il russo Chalov. Vediamo, sta per avere inizio la Juve, il primo tocco di questa partita è della Juve, è iniziata Juve-Roma. Rabiot, Danilo, torna indietro da Rabiot, palla per Pjanic, va a servire Ramsey, torna da Pjanic, occhio a Pjanic, va da Mandzukic in sinistro, palo palo, si salva la Roma, Kolarov respinge, Chalov di testa, prova a intervenire Pjanic, però Pjanic va a servire Ronaldo, il destro, Paolo Lopez ancora una volta, Everton cerca di andarsene, ci riesce, la mette in mezzo Shaqiri, impreciso. Guarda Kolarov, buona forza di Kolarov. Guarda Pellegrini, allo spazio per provare a giro, Perin risponde, rete, 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 la palla è carambolata su Under dopo il tiro di Pellegrini, la grande risposta di Perin, ma Under lì a porta vuota non ha perdonato la Juve, quindi lo posso dire, Juve 0 Roma 1. E comincia così la partita, la Juve sul pallone, Bonucci, esce fuori il pallone, l'arbitro decide di porre fine a questo primo tempo di Juve-Roma terminato 0-1. Andiamo subito al secondo, Bernardeschi come a volere il pallone, mette in mezzo però Alonso, spazza la Roma, Ramsey ritorna su questa ball, Ramsey viene fermato, Rabiot torna da Ramsey, prova il destro, murato, Danilo, Rabiot, Bernardeschi a spazio, scivolata non va, Bernardeschi a spazio, murato, Everton va a servire Under che è veloce, va a servire Under che è veloce, va a servire Chalov che però non passa perché c'è Leonardo Bonucci che chiude tutto. Chalov si gira bene, cercato di servire Under, non è riuscito però, è quasi finita la partita. Dybala, ultimo attacco della Juve, Ronaldo fermato da Denayer,
spazza via Kolarov. Riesce anche ad arrivare da Chalov di testa. Alla fine sbaglia la Roma, ma fischia anche l'arbitro, triplice fischio, quindi la Roma si porta a casa questa importantissima partita contro la Juve. Ci portiamo a casa questi 3 punti che ci servono davvero tantissimo, soprattutto contro un avversario così. Bene, è tutto pronto anche per questa seconda partita dell'episodio Roma-Sassuolo. Io ho già fatto le formazioni, già selezionato le divise, andiamo sul tappeto verde. Siamo, ci siamo. È iniziata Roma-Sassuolo. Mosey Kean la mette giù di petto. Va ancora a servire Veretout, che vede l'inserimento di Mertens. Mertens la mette in mezzo. Mertens, di tacco! Ci ha provato Zaniolo, che ha il vizio del tacco. L'ha già fatto il gol di tacco. Io vi lascio il link qui dell'episodio in cui ha fatto il gol lonzo di tacco. Rivediamo. Guardate là che cazzo stava facendo. Kolarov va a battere questo calcio d'angolo. Mette in mezzo per Mertens. Finisce intanto il primo tempo di questo Roma-Sassuolo 0-0. Andiamo subito al secondo. Cominciato il secondo tempo di Roma-Sassuolo. Va a servire Zaniolo. Ce l'ha sul sinistro Devia. Mosey Kean, la palla è per Under, rete! Sempre lui, Under. No, è annullato, gol annullato. Si arrabbia il turco. Zaniolo riesce a girarsi con il tacco. La palla è per Mertens! Mertens! La piazza bene! 1-0 Roma! Il balletto di Dries Mertens. Lo posso dire quindi. Roma 1, Sassuolo 0. Kolarov. Mette in mezzo il sinistro sulla linea, l'ha presa sulla linea. Modric. Zaniolo il sinistro fuori. Applausi per Mertens. Tiene caputo il destro Paolo Lopez, blocca in due tempi. No, è da solo Caputo, è da solo rete. Benaglierro va a servire Veretout. La palla è per Everton. Picchiaia verso Mosey Kean, si gira bene, va a servire sinistro, l'ha presa, vabbè, allora non ci fa niente. Ancora Veretout però. Finisce qui così questo Roma-Sassuolo 1-1, partita delusione perché secondo me non ci meritavamo questo pareggio. Queste sono le altre partite della giornata, come sempre. Siamo sempre al secondo posto. Ragazzi, anche per questo episodio abbiamo terminato. Abbiamo giocato queste due partite. Una è andata benissimo contro la Juve, questa con il Sassuolo. Così e così, insomma, questa steccata in casa. Immeritata, ma vabbè. Io ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere connessi con tutti i video che pubblico e a lasciare un bel mi piace comunque per questa grande vittoria della prima partita che c'è stata contro la Juventus e niente, spero che vi siate divertiti. Dal vostro Simo Play è tutto, bella.